Quella tra Ginkgo e Diabolik, secondo me, è una relazione basata sull'ossessione e la perseveranza. Credi che l'uno senza l'altro non avrebbero la stessa forza? Sicuramente Ginkgo senza Diabolik sarebbe un personaggio più condannato a una routine, diciamo, del suo lavoro e quindi anche della sua persona e della sua vita. Diabolik un po' lo stimola continuamente, stimola la sua intelligenza. Non ne voglio parlare in forma di ossessione perché mi sono raccontato un'altra storia, cioè come se l'identità di Ginkgo sono strettamente legate le due identità, più quella di Ginkgo a Diabolik che viceversa. Ma secondo me anche viceversa, l'ho detto. Sì, però Diabolik con Eva ha anche una vulnerabilità dimostrata, dei limiti palesati, e mentre Ginkgo è solo limiti, nel senso non afferrandolo mai, e quindi è come se quella ricerca consolidasse sempre, cioè io esisto per questo, che è una forma quasi pure religiosa di rapporto. Però ripeto, queste sono tutte cose che noi ci stiamo raccontando, poi in realtà può essere tutto più facile, anzi sicuramente è tutto più facile, uno scappa e uno rincorre. Sì, sì, ma poi raggiungerei invece che sono in qualche modo, facendo queste letture un po' esagerate, no? Tutte cose che penso durante queste interviste, in realtà, che in qualche modo sono, perché ho fatto, sono l'uno dell'altro la fuga dalla perfezione, no? Ginkgo arresterebbe tutti i criminali che affronta, Diabolik che riuscirebbero facilmente tutti i colpi che fa. E invece hanno trovato un motivo di esistere, l'uno dell'altro, in questo. Lettura, no? Ancora, sì, ancora una lettura in più, sì. Sì. C'è una frase che mi ha particolarmente colpito quando viene detto che Diabolik è un uomo dalle capacità straordinarie, e lo trovo un concetto che è altrettanto straordinario in un momento storico in cui c'è un'ossessione, no, alla perfezione. Questo invece è un uomo che ha dei limiti, però ha anche delle capacità straordinarie. Volevo sapere se secondo voi questo suo essere così straordinario è il motivo per il quale ancora oggi, a differenza di così tanti anni, è ancora così affascinante per i lettori, per il pubblico? Ma sicuramente nasce in un contesto storico anche di fruizione, credo, molto ingenuo, innocente. Gli anni 60 erano, no, da un punto di vista del linguaggio, anche dei fumetti, era abbastanza, non dico nuovo come momento, però quindi le maschere, era tutto plausibile. Oggi una maschera a noi non ci farebbe nessun effetto, no? Specie per come l'abbiamo vista mettere e togliere in Face Off, penso, certo, per dire. E invece la classicità e l'aspetto criminale tradizionale, anche del noir tradizionale, che Diabolik è una lettura semplice e risponde sempre a un codice abbastanza omologato, no? Però quella roba lì è come se fosse un tuffo in una comfort zone di fammi leggere un bel Diabolik, è come un romanzo classico, capito? Io non ho mai letto romanzi, cioè faccio fatica a leggere i romanzi classici, però ti immagini la sensazione è quella. La sensazione potrebbe essere quella. È vero, è assolutamente una comfort zone Diabolik, della, fammi essere più retorica, della fantasia, no? La comfort zone della fantasia fine a se stessa, senza bisogno di troppe motivazioni credibili, no? Anche se poi, esatto, c'è una ferrea logica nei colpi di Diabolik, però perché è una logica perché i colpi è una logica precisa, però tu dici ma come, ma non lo dici più perché stai là, sei immerso in quel linguaggio, sì, e vai, capito? Questo credo sia la vera, sì, motivo per cui questo fumetto è così attraente. E ho trovato bellissimo come avete ricostruito anche le inquadrature, no, che si rifanno a questo cinema classico, però c'è una cosa che mi ha particolarmente emozionato della colonna sonora, che mi ha ricordato le colonne sonore di Bernard Herrmann nei film di Hitchcock, ed era, volevo sapere se era qualcosa alla quale a Pippi o Aldo Descalzi avete chiesto esplicitamente, o se invece è qualcosa che è arrivato da loro ed era assolutamente perfetto per il film che volevate fare. No, purtroppo c'è una richiesta esplicita in questo senso che tu hai colto perfettamente, perché ci hanno fatto anche altre citazioni, questa è la vera citazione, sì. Ci siamo molto riferiti alle colonne sonore di Hitchcock, che le abbiamo fatte sentire, risentire, riascoltare, perché loro le conoscevano, e in qualche modo lavorarci sopra senza copiarle, nel senso che poi ogni film è un film, no? Perché non è che puoi mettere la musica di Psycho in un film di Diabolik, però puoi capire che tipo di corde andava a toccare quella musica là, perché era un po' uguale, no? Il discorso sugli anni 60 era, e Hitchcock è il maestro in questo, no? È la musica che va diretta a quell'emozione là, senza bisogno di girarci intorno, di essere affinati, di dire sì, però io non faccio la suspense come tutti gli altri, ma faccio la suspense e basta.
no? E quindi sì, assolutamente, cioè sia stilisticamente che proprio nel significato, no? Che ha la musica in un film, c'è molto per riferimento là. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie a te. Grazie mille. Grazie a te.